Belli miei, bentornati. In questo tutorial andiamo a parlare di DI o Directional Influence, cioè la capacità dei nostri personaggi di influenzare il knockback che ci è stato inflitto da una mossa, come ad esempio uno smash. Il DI o la DI è un argomento complicato e molto tecnico nei suoi aspetti però più profondi e necessiterebbe di competenze grafiche che non ho, quindi questa non sarà una guida tecnica, piuttosto una guida pratica a come sopravvivere di più a delle mosse che altrimenti ci ucciderebbero. Un esempio molto chiaro è un forward smash di Mewtwo al 92%. Come vedete, l'altro Mewtwo che ha subito la mossa è finito in contatto con la Blast Zone e dunque è morto. Un dettaglio sulla Blast Zone: come ragiona il gioco in termini di morti? Il gioco non ragiona dicendo il personaggio è andato troppo lontano, dunque non può recuperare, quindi è morto. Il gioco ragiona in molto più semplicemente: il personaggio ha toccato la Blast Zone, che è rappresentata in questa mappa da questa linea verde, dunque è morto. Senza tanti giretti. Se un personaggio tocca la Blast Zone, un personaggio muore. Indipendentemente che abbia o no le possibilità di fare recovery da quel punto. Se tocchi la Blast Zone, sei morto. Ovviamente la Blast Zone è una linea invisibile che non puoi doggiare o cose del genere. Se la tocchi, in qualsiasi circostanza, muori. Come possiamo prevenire di toccare la Blast Zone a certe percentuali? Facendo DI o influenzando la direzione del lancio dell'avversario. Naturalmente, ogni lancio imprime una forza e le forze si esprimono in vettori. Possiamo aggiungere vettori contrari per diminuire la forza del lancio. Parliamo di regole generali. Il forward smash di Mewtwo è un lancio di tipo orizzontale, quindi ci spara prevalentemente in senso orizzontale. Ai lanci di tipo orizzontale, per sopravvivere di più, si risponde con una direzione orizzontale opposta a quella del lancio. Cioè lui mi ha lanciato verso destra, io faccio DI verso sinistra. E come vedete, Mewtwo sopravvive. Senza grossi problemi. Ripetiamo, a un lancio orizzontale verso destra si risponde con una DI verso sinistra. Allo stesso modo, a un lancio orizzontale verso sinistra si risponde con una DI verso destra. E così si sopravvive. Questo che abbiamo visto è il caso dei lanci orizzontali, ma ovviamente non tutte le mosse lanciano in orizzontale. Alcune mosse, bel liscio Simone, come il forward smash di Mewtwo, lanciano verticalmente con una lieve influenza direzionale, in questo caso a destra, o per meglio dire, nella direzione in cui guarda Mewtwo. L'up smash di Mewtwo uccide all'82% un altro Mewtwo. Infatti, come vedete, abbiamo toccato la Blast Zone. Come possiamo sopravvivere a questo tipo di mosse che sono verticali con lieve vettore verso destra? Possiamo sopravvivergli assecondando quel secondo vettore. Ora mi ha sparato una direzione sbagliata perché non ero in dash. Facendo DI verso destra, riusciamo a sopravvivere a questa mossa sfruttando la forza vettoriale orizzontale. Quindi, come linea guida, possiamo dire che in caso di lanci verticali con una lieve influenza direzionale, dobbiamo assecondare quella seconda influenza direzionale, come in questo caso è destra.
Alcuni lanci, ad esempio, potrebbero lanciarci su e a sinistra. In questo caso asseconderemo il vettore sinistra. È il caso, ad esempio, dell'up smash di Luigi, che anziché lanciarci per così, ci lancia per cosà. Nel qual caso dovremmo assecondare quel vettore sinistra in modo da sopravvivere. Nel caso di Mewtwo che ci lancia su e destra, dobbiamo influenzare verso destra. O per dirla ancora meglio, nel caso di Mewtwo dobbiamo influenzare nella direzione in cui guarda Mewtwo, nel caso di Luigi dobbiamo influenzare nella direzione in cui non guarda Luigi, quindi nella direzione opposta allo sguardo di Luigi. Un altro tipo di lanci, i lanci verticali puri. Mosse come up throw di Mewtwo uccidono un altro Mewtwo al 120%. È molto difficile fare DI a queste mosse, ma generalmente è buona regola fare DI nella direzione uguale allo sguardo del personaggio che ci usa la mossa. In questa maniera riusciamo a guadagnare qualche piccolo spazietto in più. Semplicemente perché disperdiamo un po' della forza verticale imprimendo una forza orizzontale. Ma è molto difficile, queste mosse sono molto forti perché hanno dei vettori così dritti e così poco dispersi. Un dettaglio rilevante intorno alla DI è che è importante cominciare a dare una influenza direzionale durante l'esecuzione della mossa stessa. Se infatti io comincio leggermente dopo, in questo caso sto cominciando un po' dopo, il gioco letteralmente non la registra. Devo cominciare durante l'esecuzione della mossa. Detto questo, facciamo un breve riepilogo. Per i lanci orizzontali, è necessario dare un valore orizzontale opposto a quello che abbiamo ricevuto. Quindi se il lancio ci lancia verso destra, noi daremo sinistra. Non sinistra giù, non sinistra su, ma sinistra. Sui lanci verticali, cerchiamo di dare un valore direzionale che è lo stesso dello sguardo, cioè quindi è il dove punta lo sguardo del nostro avversario che ci lancia. In caso di lanci verticali con delle influenze direzionali, dobbiamo cercare di assecondare l'influenza direzionale secondaria di quel tipo di lancio. Non ho cliccato niente perché arrivare al secondo joystick è difficile. In questo modo. Detto ciò, giovani marmotte, spero che il video vi sia stato utile. Se lo è stato, lasciate un mi piace, se non lo è stato, lasciatelo uguale. E già che c'è state, come vi dice Mewtwo, iscriviti. Bye bye.